E allora, amici di Border Knights, come avevamo annunciato in questa parte di trasmissione, adesso parliamo di un qualcosa che abbiamo comunque affrontato in passato, ma lo facciamo perché purtroppo è successo, insomma, un fatto sicuramente grave, la morte di un medico di Savona, Luisa Bonello, un medico stimato e che soprattutto aveva iniziato una battaglia molto forte e anche pericolosa, chiaramente, di denuncia di casi di pedofilia nella diocesi di Savona. Una morte, chiaramente, come molti di voi avranno notato, sospetta quantomeno, e anche per le cose che la stessa Luisa aveva scritto sulla sua bacheca Facebook poco prima di questa tragedia. Allora, noi questa sera ne parliamo con Francesco Zanardi, che è presidente della rete L'Abuso e che conosceva molto bene Luisa, anche per aver condiviso molte di queste battaglie. Ciao Francesco. Buonasera a tutti. È rimasto con noi Paolo. Sei sempre lì? Sì, sono qua. Ciao. Bene. Francesco. Ciao Paolo, buonasera. Allora Francesco, la prima domanda che ti faccio, ecco, poi dopo affrontiamo, qui ci aiuterà anche Paolo, magari, ecco, poi la dinamica poi di questa morte. Ti chiedo intanto chi era Luisa Bonello? Luisa Bonello era una nostra collaboratrice ormai dal 2010, che seguiva, diciamo, diverse situazioni di rete L'Abuso. Ecco, non si era esposta fino agli inizi del 2014, però ha sempre lavorato anche in anonimato con noi abbiamo tante persone che purtroppo per diversi motivi lavorano con noi in tutta Italia sotto forma di anonimato, anche perché il tema che trattiamo è abbastanza scottante. Il rischio, soprattutto quello di Luisa Bonello, è poi di essere, essendo cattolica, di essere tante volte anche isolata da chi fa parte della Chiesa, ecco. Che tipo di abusi, diciamo, avevate scoperto, a quanto tempo fa risalgono, se, diciamo, erano anche recenti? Diciamo, Luisa aveva una serie di pazienti, essendo medico, che ultimamente, quando si era schierata con noi, si erano confidati, diciamo, con lei di essere stati in passato abusati da sacerdoti savonesi. Ecco, Luisa seguiva, diciamo, la rete, aveva portato alcune nostre schede di segnalazione su casi savonesi, ma noi non operiamo solo nel savonese, comunque su casi savonesi eravamo riusciti, grazie a lei, a far arrivare fino al Papa. Quindi è stato consegnato una sorta di dossier a questo Papa qui? Sì, a Papa, lo avevamo preparato verso i primi del 2014 in vista di una sua visita al Papa, un dossier superficiale, ovviamente, dove non vi erano molti particolari. Ecco, c'erano comunque una serie di nominativi di sacerdoti pedofili più che di vittime. Che dimensione ha questo fenomeno, non solo, ecco, a Savona, come dicevi, ma diciamo in tutta Italia? Quanto è esteso questo fenomeno? Guarda, l'estensione, diciamo che, se stiamo sulle percentuali, le percentuali dei preti pedofili non variano di molto quelle dei pedofili. Quello che varia di tantissimo, e in alcuni casi arriva quasi 80 volte di più, è il numero degli abusati. Perché purtroppo la Chiesa ha sempre adottato una pratica, quella di spostare il sacerdote da una parrocchia all'altra ogni volta che il problema sorgeva, e quindi questo, diciamo, ha permesso il perpetrarsi di moltissimi abusi in più. Le vittime sono sia bambini, bambine o ragazzini? Sì, in genere sono tutti ragazzini, la media va anche sugli 8 anni, ma in genere va dai 10 ai 16 anni, ecco. Questi episodi, ecco, oltre alla copertura della Chiesa, godono anche di coperture, diciamo,
per quello che ovviamente ne puoi sapere anche a livello istituzionale, e quindi si può ipotizzare anche a proposito di rete che ci sia una rete che non coinvolga solo, diciamo, persone che fanno parte del clero? Ma diciamo, la rete purtroppo è una rete che in genere non esiste, una rete simbolica, che però in genere non esiste nei casi di abusi sessuali commessi da laici. Ecco, il semplice fatto che, ad esempio, senza andare tanto lontano da Savona, basta andare da Lazio, dove c'è il caso che ci siamo occupati anche noi di Don Luciano Massaferro. In quel caso la diocesi organizzò una fiaccolata che passò sotto casa la vittima, una bambina di 12 anni, in sostegno del sacerdote. Ecco, queste cose non accadono quando l'abusatore è un laico. Certo. Quindi diciamo c'è anche una sorta di intimidazione nei confronti della vittima. Ecco, la vittima, quando si rende conto di essere vittima e si rende conto di esserlo di un sacerdote, il deterrente a denunciare è elevato, ecco, anche perché sa che nel momento in cui denuncia l'opinione pubblica, 99 su 100, si sfoga con la vittima e non con il sacerdote. Anzi, il sacerdote il più delle volte viene diciamo protetto. Gli ultimi giorni di Luisa, tu, ecco, l'avevi sentita, hai avuto la percezione, ecco, che stesse per accadere qualcosa? Ma no, Luisa aveva avuto delle sue, diciamo, crisi a livello religioso. Ecco, essendo cattolica, cioè, si era trovata davanti a questo mondo che in realtà gli si era un po' sbriciolato tra le mani, ecco. Però ultimamente aveva fatto il passo di uscire all'aperto, no? Quindi di collaborare con la rete mettendoci la faccia. E ultimamente a noi sembra molto strano questo suicidio per una serie di motivi. Uno di questi è il fatto che sarebbe dovuta partire anche per la Romania, aveva già organizzato il viaggio. Insomma, una persona che va a fare un viaggio di piacere, a trovare degli amici in Romania, difficilmente si suicida il giorno prima. Io l'avrei dovuta, sarebbe dovuta passare qua da me il giorno in cui l'hanno trovata morta, ecco, nel pomeriggio. Tra l'altro lei su Facebook scriveva: io cattolica praticante contro i vertici della diocesi di Savona vi starò tanto addosso fino a quando giustizia sarà fatta, a costo di farmi ammazzare da voi per zittirmi, come avete già provato a fare tramite il comandante della postale, ma non ci siete riusciti. Per caso pensate che le forze dell'ordine non sappiano cosa nascondete, o siete superficiali, o meglio vi credete onnipotenti, ma di onnipotente ce n'è uno solo. Cioè, anche da questo messaggio, cioè, è tutto di una persona, ecco, che vuole mollare, cioè sta dicendo l'esatto opposto, no? Cioè, andrò fino in fondo anche a rischio della mia vita. Sì, Luisa aveva avuto, adesso parliamo di Luisa, in realtà purtroppo questo accade spesso e volentieri, ripeto, quando si parla di preti pedofili. Luisa aveva avuto un sacco di deterrenti a uscire allo scoperto e a collaborare con noi, tra i quali ad esempio la minaccia da parte del vescovo di Savona di togliergli la possibilità di dare il sacramento della comunione ai malati in ospedale. Ecco, è stata sotto costante minaccia di cose del genere. Ecco, gli hanno allontanato suo padre spirituale, insomma l'hanno spiazzata veramente tanto. È una cosa che insomma, per un cattolico è naturale, per un credente ti distrugge interiormente. È ovvio che poi aveva avuto il suo periodo di crisi, questo è più che naturale che una persona possa avere una crisi, ma ne era uscita. Ecco, assolutamente il periodo che stava attraversando non era di crisi. Lo scorso sabato 13, due sabati fa, scusate, era scesa in piazza al mio fianco e al fianco di altri miei collaboratori in una pubblica proiezione di un film che raccontava un po' tutta la scenografia dei casi di pedofilia nella diocesi di Savona. Ecco, il giorno, ecco, in cui purtroppo è stata trovata senza vita, tu sei stato, perché tu abiti lì vicino? No, io non abito vicino, ma sono stato, cioè sì, abito qua a Savona. Sì, è stato avvertito. Sono stato avvertito praticamente quasi un'ora dopo il ritrovamento. Mi sono recato sul posto, vabbè,
al di là di tutto, che ero sconvolto, ho anche avuto modo di parlare con un po' di persone che abitano nel palazzo dove abitava Luisa, e ci sono degli aspetti che sono piuttosto strani. Diciamo che la tesi del suicidio si basa su un biglietto e su un cane che ha abitato. Purtroppo nessuno degli inquilini, ad esempio, del palazzo ha sentito il colpo di pistola, una calibro 9-21. Io non so se avete idea di che rumore fa una calibro 9-21. È inverosimile pensare che nessuno abbia sentito quel colpo di pistola. È inverosimile pensare che, diciamo che l'ora del suicidio è datata verso mezzanotte 45, mezzanotte 50. Beh, insomma, il palazzo, almeno il palazzo, l'avrebbe dovuto sentire questo colpo di pistola, invece nessuno l'ha sentito. Questa è una cosa molto strana. Ecco, questi fucili che poi si legge, no, dagli articoli che sono usciti, regolarmente registrati, ecco, la presenza di queste armi in casa sua ti risulta? Sì, 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 erano, ma erano fucili che lei non usava, non sapeva neanche usarli probabilmente, erano fucili che aveva ereditato da papà, fucili da caccia tra le altre cose. Quindi ecco, il fatto comunque non fosse un'esperta, insomma, anche questo ovviamente è un altro elemento da tenere in considerazione. Vado da Paolo Franceschetti, allora dici le tue riflessioni intanto su quello che hai ascoltato. Ecco, scusa, dovevo lasciare il microfono. Dunque, mi sentite? Sì, sì. Le mie riflessioni. Allora, ascoltando Francesco, ma anche già avevo avuto la stessa sensazione leggendo la bacheca di Luisa, è che a loro sia capitata la stessa cosa che in fondo era capitata anche a me 10 anni fa, a Solange, e che capita a tutti quelli che si imbattono in questi poteri. Cioè, si trovano di fronte a una realtà e non sono preparati ad affrontarla perché non capiscono la realtà che hanno di fronte, e tuttora non l'ha capita Francesco, l'aveva capita certamente Luisa. Capiscono solamente che c'è una realtà brutta, che questa realtà è coperta, ma non si rendono conto perché, ma non è colpa loro, sto parlando anche del me stesso di 10 anni fa, perché non si informano, ma perché non si informano in quanto non siamo portati purtroppo a essere informati, perché l'informazione che viene dalla media, dalle TV, dai giornali è assolutamente distorta. Quindi noi pensiamo che il mondo vada in un certo modo, che ci siano delle patologie, delle distorsioni nella giustizia, questo lo sappiamo, ma non abbiamo idea del fenomeno reale invece della cosa, e quindi sostanzialmente facciamo mosse completamente sbagliate. Ho letto, quindi la prima mossa sbagliata è quella di andare dai superiori gerarchici nella curia. Lì chi conosce la curia, chi conosce come funzionano queste cose, sa perfettamente cosa nida. Se ti va bene, cercano di proteggerti e di avvertirti di non proseguire. Se ti va male, ti eliminano direttamente. Quindi la persona buona, cioè quello, il vescovo, il cardinale che tiene il piede in due staffe, come sono molti che cercano di salvare il salvabile nello schifo e nel marcio che c'è, magari cercherà di proteggerti in qualche modo, ma certamente non procederà mai per perseguire certi crimini. Se ti va male, ti può succedere di peggio. Poi io, tra l'altro, ho una madre laureata in teologia che ha insegnato nei seminari anche per anni, quindi conosco bene la realtà interna di certi seminari, quindi già conoscevo la realtà di base delle coperture che si fanno di piccoli crimini, e passami il termine, Francesco, piccoli, questi rispetto a quelli che si perpetrano dietro a questi, che sono molto peggio di quello che si immaginano. Allora, un attimo, in realtà adesso i giornali parlano che il problema è la pedofilia, il problema che ha portato al suicidio o cos'altro di Luisa. No, in realtà io so benissimo che il problema è la massoneria. Siamo andati qua, purtroppo abbiamo, diciamo che in questi casi spesso ieri si pesca in una palude dove ogni tanto tiri sul pesciolino, ma insieme al pesciolino viene su tantissima melma. Questo purtroppo lo sappiamo, e quello che stai dicendo comunque condivido, perché in realtà anche noi, quando le vittime arrivano da noi, purtroppo
sono tutte andate prima dal vescovo, e questo è un dal vescovo o chi penso, ed è una cosa che noi... Il problema è che poi il passaggio successivo è ancora peggio, la magistratura. Ho letto un tuo commento, no? Non un tuo commento, scusa, era la tua conversazione con Luisa. Sì, l'ho messa apposta. C'era un magistrato che... Indicativa. L'ho messa apposta. Sì. Bene, un magistrato che chiede di parlare, ma che non è titolare dell'indagine. Ma secondo me, io non so il nome di questo magistrato, ma molto probabilmente questa persona era assolutamente complice con tutto il sistema, quindi l'ha semplicemente chiamato per sapere meglio come agire e come fermare l'indagine. Non credo che l'avesse voluto aiutare, perché io faccio l'avvocato da anni, insegno i corsi di magistratura, insomma conosco abbastanza il funzionamento della magistratura. E posso dire che quel comportamento è abbastanza anomalo, a meno che non sia un amico, non sia una persona che tiene particolarmente a cuore queste vicende, eccetera. Però è un comportamento veramente molto anomalo. Tra l'altro, se fosse un comportamento in amicizia, forse poteva andare a casa, si potevano incontrare in altro modo. Invece no, chiamarla proprio nei locali del tribunale per parlarci, secondo me, significa che una delle trappole che è stata tirata è stato il parlare con questa persona, ma una delle trappole. Poi il fatto che, per esempio, la strana morte del prete qualche anno prima, poco tempo prima, no? Don Rebagliati, e come è morta Luisa, vuol dire che quello che stavate toccando era molto peggio di quello che immaginavate. Quindi non si doveva toccare il primo livello per non arrivare neanche al secondo, al terzo. Si potrebbe arrivare a un livello tipo quello che è stato scoperchiato a Marcinelle nel caso Dutroux, che ricordiamolo, dietro a quegli omicidi, dietro a quel giro di pedofilia nazionale con bambini che avevano uccisi negli snuff movie, c'erano dei cardinali, e il primo livello è quello degli abusi sul bambino. Poi ci sono una serie di alcuni bambini, pochi, che vengono individuati per fare una fine molto peggiore. E se se si toccava il primo livello, si sarebbe magari arrivati a questo secondo e poi terzo. Quindi avete messo le mani su qualcosa di esagerato. Altrimenti, in un caso di semplice abuso, è sufficiente archiviare l'indagine. Cioè, normalmente non succede nulla, la persona urla quanto gli pare, ma tanto nessuno se la fila, e al massimo gli fanno un po' di mobbing, ma non arrivano ad ammazzarla. Quindi dire che quello che avete toccato era gigantesco rispetto alla vostra immaginazione. Sì, purtroppo sì, e questo lo confermo. Adesso una notizia che, se vai sul mio profilo, ma forse è meglio evitare. E comunque, sono stato fermato qualche giorno prima che accadesse questa cosa da un personaggio, non voglio esprimermi troppo, molto ambiguo, del Savonese. Ecco, ero stato minacciato pubblicamente di morte. Io e il mio collega Cristian Abbondanza, il mio collega, io mi occupo più di pedofilia, lui si occupa di mafia. Quindi non voglio esprimermi troppo, ecco, sulla questione, anche perché stiamo indagando in diverse direzioni, però è tanto per far capire un attimo quale può essere il quadro, al di là di quello che dicono i giornali. Sì, che poi insomma la rapidità anche con cui, no, si dice è stato in suicidio, poi insomma è un classico, no, poi di queste situazioni. Quindi ti chiedo, anche tu temi, è una domanda sciocca, però ti senti in pericolo anche tu? Io mi sento in pericolo, purtroppo ho anche già avuto segni abbastanza concreti, direi, perché una persona della malavita che arriva al punto di fermarti per strada in pubblico e minacciarti, vuol dire che hai mosso qualcosa che non ha piacere che venisse mosso. Noi stiamo indagando adesso in questi giorni, io sono stato male per quello che è accaduto. Adesso stiamo approfondendo l'indagine e, per conto nostro naturalmente, poi faremo il nostro resoconto alla magistratura, faremo un esposto alla magistratura su quello che avevamo già raccolto, che stiamo raccogliendo in questi giorni, stiamo chiudendo parecchi cerchi. E la situazione che emerge è a dir poco inquietante. Francesco, non vi fidate della magistratura?
non, cioè lì si annida il peggio, perché queste organizzazioni, queste persone non potrebbero agire se non con la connivenza della magistratura, della polizia e dei carabinieri. Quindi ancorché ci sia una larga fetta della magistratura, di polizia e carabinieri che sono in buona fede, questa larga fetta in buona fede è in posti dove non può nuocere. Un poliziotto, un carabiniero che fa il suo lavoro per bene, un magistrato che fa il suo lavoro per bene, dopo un po' viene messo in posizioni in cui non può nuocere, quindi va a, che ne so, a dirigere una procura totalmente innocua, oppure va in, come giudice civile in un posto dove non succede assolutamente nulla, e come magistrato. Dopo otto vengono messi in un commissariato di zona, magari all'ufficio passaporti, e a fare tutt'altro, sono bravi. Quindi tenete presente che la magistratura è la principale sede dove si proteggono queste situazioni, quindi non sperate nella magistratura. Tieni presente poi, Francesco, la magistratura è strutturata in un modo che quando anche tu trovassi, cosa rara in un'indagine di questo tipo, un pubblico ministero onesto che fa il suo lavoro onestamente e lo fa correttamente, poi comunque vi trovate un CIP, poi vi trovate un tribunale, poi vi trovate un appello, poi vi trovate una Cassazione, cioè vi trovate tutta una serie di persone dove è assolutamente impossibile che in questa rete non ci siano diciamo delle persone che non provvedano a depistare, a inquinare, a fermare. Quindi andare alla magistratura sperando in una soluzione da parte della magistratura più o meno è come andare da Provenzano per dire: guarda, Totò Riina ha fatto uno sgarbo, proteggimi tu. Certo, certamente. Ma noi infatti diciamo che le denunce vanno fatte alla magistratura. In realtà, quando facciamo le denunce, forniamo anche insieme alla denuncia un nostro dossier, un dossier di materiale raccolto. Ecco, poi ovviamente è naturale che non ci possiamo sostituire la magistratura, non sarebbe neanche giusto. Bisogna cercare, insomma, di spingere queste cose rivolgendosi per forza alla magistratura. Tanti dubbi a volte sorgono, ecco, anche solo su chi fa le indagini. Nel Savonese recentemente uscite ad esempio sul caso proprio specifico di Donnello Giraudo, andato in giudicato nel 2012, oggi sono uscite altre 10 vittime che non sono 10 vittime, che ne so, che una vive in un palazzo e una in un altro, no, tutte vittime della comunità che aveva gestito il prete. Questo solleva un dubbio abbastanza enorme, no? Perché vuol dire che qualcheduno non ha fatto neanche una lista di chi era andato in quelle comunità. Paolo, volevo chiederti, cioè, tu dici no, è inutile andare dalla magistratura. Perché no, non ho detto che è inutile. No, diciamo, vabbè, sostanzialmente, però la conclusione è quella, no? Dice, no, bisogna andare dalla magistratura perché è l'unico organo deputato. Però bisogna sapere che si sta dentro al peggio del peggio che uno può immaginare, e poi bisogna attuare una serie di contromosse, altrimenti infatti la domanda che ti volevo fare è questo, perché se poi la magistratura tu dici non interviene, non fa niente, o chi lo vuole fare, ci sono ovviamente le persone oneste dentro la magistratura come nelle forze dell'ordine, no? Che spesso, come dici, avvengono anche marginate, e ovviamente ci sono e tentano di fare il lavoro, poi il loro lavoro, poi trovano degli ostacoli. Ecco, ti chiedo però, allora, una persona appunto come Francesco, questa sua rete che appunto lotta per gli abusi, ecco, che cosa si può fare? Allora, cioè, allora non si può fare niente, non c'è speranza, che cosa si può fare se comunque non c'è una risposta da parte di chi dovrebbe appunto indagare? Allora, si può fare quello che poi abbiamo fatto noi in questi anni e che fanno le persone, come parlando di abusi su minori, di Katie O'Brien con la figlia ad esempio, no? Cosa si può fare? Cioè, si da una parte va bene, si consegna tutto alla magistratura, come dice Francesco, però sapendo che quello è il modo migliore per non fare nulla, bisogna organizzare una sorta di gruppo di azione in cui si fa un'indagine parallela con i propri mezzi limitatissimi, chiaramente, che uno può avere. Se si hanno mezzi economici, bisogna avvalersi di investigatori privati fidati, di cui va sempre controllato l'operato passo passo, però. E dopo si fa una sorta di fascicolo proprio
che da una parte verrà consegnato alla magistratura, dall'altra per essere sempre reso pubblico e messo in rete per contrastare l'operato di queste persone. Perché? Perché questi gruppi di potere lavorano sul nebbio e temono più di ogni altra cosa la luce. Non temono certamente le inchieste giudiziarie, perché le coprono tutte e hanno il potere di inquinare qualsiasi indagine. Non temono i processi, perché comunque, male che va sempre a finire con due anni di condanna, con la condizione sostanzialmente un nullo, peraltro dopo anni e anni di processi. Quindi la persona inizia il processo oggi e poi tanto arriva la condanna definitiva dopo 10-15 anni, che normalmente è un nulla di fatto, quando nei pochi casi in cui arriva, perché non arriva quasi mai la condanna. Quindi bisogna fare un'iniziativa propria, perché l'unica arma è la diffusione. Per fermare certi fenomeni l'unica arma è la pubblicità. Allora a quel punto, se c'è luce gettata su un certo fenomeno, quel fenomeno si può fermare, sapendo che comunque non è che si ferma definitivamente, ma si trasferisce da un'altra parte, non è che normalmente si riesce a ottenere risultati certi. E questa è l'unica cosa che può fare, sapendo anche che si corrono dei rischi elevatissimi. Insomma, già li hanno corsi, ma va detto che quando uno li corre consapevolmente diventano un po' meno, nel senso che se uno documenta tutto, fa una sorta di dossier, diventa difficile per loro cominciare a disseminare i morti qua e là. Però ricordiamo che nel caso di Martel, quindi nel caso, famoso caso Dutroux del Belgio, che poi era collegato, e questo non ce l'hanno mai detto, ma era collegato con un'altra inchiesta italiana che portava personaggi di spicco italiani, tutti quelli che si sono occupati del caso, che fossero giornalisti, che fossero commissari di polizia o gendarmi, che sarebbero i nostri carabinieri, sono morti tutti. L'unico rimasto vivo è Marc Toussaint, che ha scritto quel libro che si chiama Manipolati, con cui si è salvato la vita sostanzialmente, perché nel momento in cui rende pubblico a quei livelli il fenomeno, la persona normalmente non viene toccata. Francesco, anche tu sei stato vittima quando eri bambino, ragazzino, di episodi del genere? Sì, sono stato vittima dagli 11 ai 15, quasi 16 anni, ecco. Un caso, ad esempio, il mio esemplare, che è andato avanti 25-30 anni, coperto in mille modi, la documentazione che poi abbiamo acquisito, in realtà, oltre a vedere l'azione della Chiesa che spostava in continuazione il sacerdote, abbiamo visto addirittura l'azione della Chiesa, quella savonese, che in due casi, cioè il Donnello Giraudo e quello di Don Giorgio Barbacini, per placare, diciamo, un po' il chiacchiericcio pubblico, è arrivato al punto di far aprire ai due comunità per minorenni in difficoltà, una sorta di oasi del pedofilo, no? Dove poi intorno a queste comunità giravano tutti personaggi del genere, quindi inquietante veramente. Beh, insomma, veramente realtà, ecco, che sappiamo esistono, poi quando sentiamo, ecco, testimonianze di questo tipo, e poi, ecco, il rischio che corre appunto chi le denuncia, quindi non possiamo che ovviamente sostenere questa vostra battaglia. La famiglia di Luisa, io non so, ecco, se viveva da sola o no. Ci sono state delle... che reazioni c'è stata, oltre al dolore? Pubblica nessuna dichiarazione, cioè quasi nulla, ecco, il minimo indispensabile. Va sottolineato che Luisa, e non lo nascondeva, era una massona ed era uscita dalla massoneria nel 2014. Si era poi schierata liberamente, cioè liberamente, apertamente con noi, una sorta di difesa, appunto, come diceva Paolo, che però non è bastata. Ecco, era una massoneria ufficiale o, diciamo, non si sa. Guarda, no, nel senso, sapere il nome, ovviamente, solo per capire di che cosa parliamo. Massoneria ufficiale direi di no. No. Adesso ci aveva dato un po' di dati, stiamo vedendo con i miei collaboratori, escono personaggi che nessuno avrebbe mai detto facessero parte della massoneria qui a Savona. Paolo, questo particolare, diciamo, come lo valuti? È importante per capire perché l'hanno suicidata, nel senso che allora
sostanzialmente il suicidio con modalità così come si è sparato viene dato al traditore, perché simbolicamente chi si suicida è Giuda, no? Poi pierde la vigna nella Divina Commedia, quindi i traditori si suicidano. E normalmente quando viene uccisa una persona che si occupa di pedofilia, che denuncia qualcuno, viene uccisa con la cosiddetta legge del contrappasso, cioè viene uccisa con delle modalità che richiamano quello che lei stava facendo, denunciando, eccetera. Quindi per esempio magari come pedofila lei stessa, oppure gli viene fatta una cosa del genere. Un suicidio così, sic et simpliciter, significa che la persona ha tradito, quindi l'entrare in massoneria è stata non il motivo della sua fine, per carità, è però il motivo del perché l'hanno uccisa in quel modo, perché sostanzialmente era una traditrice di un gruppo di potere. Il striscio fatto di essere uscita, appunto, è da lì che sono iniziate varie problematiche. No, non se ne esce mai dalla massoneria, perché ti mettono in sonno, ma non ti considerano uscito. Cioè, formalmente sei massone, l'iniziazione massonica è indelebile. Un po' come, però un po' più blandamente, quando ti battezzano non è che ti sbattezzi, a meno che non chiedi il certificato di sbattezzo, che comunque ha un significato relativo, perché comunque non c'è nessuna cerimonia formale. Però per la massoneria tu rimani in sonno, anche se in sonno, significa cioè che non partecipi più alle attività di gruppo, ma rimani tali. E quindi la modalità con cui ti uccidono poi è una modalità interna alla massoneria. Sì, sì, no, io intendevo nel senso, appunto, uscita, nel senso che stava dando informazioni, ecco, questo il discorso, uscita tra virgolette, non partecipava più agli incontri, non partecipava più a tantissime cose, e cosa forse che ha firmato la sua condanna a morte è il fatto che stesse dando nomi, informazioni, località di dove erano le loge, ecco. Francesco, io ti ringrazio molto per essere stato con noi e tienici aggiornati ovviamente sugli sviluppi, sia su quello che insomma stava facendo Luisa, sia su quello che farete voi come rete. Sì, certamente lo farò, e a questo punto dico una cosa: sappiate che se domani dicono che mi sono suicidato, non ho intenzione, lo prometto adesso, non ho intenzione di suicidarmi, anzi ho intenzione di andare avanti in questa cosa. Grazie Francesco, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao Francesco. Ciao.